Piacere inaugurare queste luminarie che si annunciano spettacolari, quindi siamo davvero molto molto contenti. Saluto e ringrazio l'amico Gianni Battistoni per il suo lavoro che svolge, infaticabile, che fa bene a fare per la bellezza di questi luoghi che sono appunto il quadrilatero, il tridente più bello del mondo, e quindi è bello che sia illuminato. E quindi ringrazio davvero Renault, insomma, Italia, il suo amministratore Fusilli per questo, anche solo per queste luminarie che adesso vedrete, ma anche per questi 10 alberi di Natale e 10 piazze delle periferie che sono molto belli e sono un segnale importante, perché noi dobbiamo illuminare tutta la città. Pensavo per ringraziare la banda dei carabinieri che si fa giustamente sentire, che adesso tra poco ci allieteranno, e naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza il lavoro della Presidente Bonaccorsi e dell'Assessore Onorato, che stanno facendo un lavoro importantissimo per attrarre investimenti, sostegno, visibilità, turisti a Roma, e per restituire il centro di Roma al suo decoro e al suo splendore. Sono contento che Gianni abbia riconosciuto i passi avanti importanti che AMA sta svolgendo. Noi ce la stiamo mettendo tutta con le grandi opere, con i cantieri, ma anche con la cura minuta e quotidiana. E adesso godiamoci, e grazie naturalmente alla madrina Laura Chiatti, che adesso ci affiancherà nell'accensione delle luminarie, e ci apprestiamo, diciamo, a dare il via a una bellissima pagina di luce, di gioia, e spero davvero, anche se è ancora presto, ma insomma, cominciamo con che questo sia l'inizio di un periodo di feste belle e importanti per tutta la nostra città, per tutte le romane e per tutti i romani. Quindi grazie davvero. I lavori e anche un po' di allerta per la guerra, per la sicurezza. Che Natale sarà per i romani? Sarà un Natale, noi speriamo, il microfono, che sia un il Natale microfono. gioioso, un Natale in cui ci si possa godere le Il microfono bellezze di che aveva questa prima, città sindaco. e che noi cerchiamo di rendere ancora più bella e accogliente, a partire da queste luminarie. Da poi avremo l'albero, poi avremo tanti altri passaggi, e insomma è bello che siamo affiancati anche da aziende che credono a Roma e che ci aiutano in questo lavoro.